Di Paolo potrei parlare per ore e ore. Siamo stati amici che avevamo 10 anni, lui 12 o 10. Siamo fino alla fine, siamo stati amici, ma amici veramente. Mangiare, dormire insieme, dividerci tutto. Se dovessi raccontare le cose belle, anche qui in Urbino, quando fondammo la famosa ceramica di Urbino, era stato per noi un'avventura, si arrivava dalla guerra, quindi c'era un po', si scarseggiava in tutto, però eravamo giovani, volevamo fare una ceramica nuova e avevamo cominciato così in Urbino, l'istoriato solo per vendere a quei turisti che arrivavano nella discesa, qui che porta alla piazza, c'era un certo Saraghiti, ricordo ancora, che aveva un negozietto e lì noi davamo quelle ceramiche istoriate, ma per noi era un peso, volevamo fare cose nuove e le avevamo fatte, eravamo arrivati addirittura in America ad esporre e mandare su pannelli, camini, vasi, le cose più strane. Eravamo clienti del grande Leomi, un ebreo che aveva dei grandi negozi a New York, in Italia. Abbiamo fatto la prima mostra dopo 3 mesi che eravamo in fabbrica nella casa di Raffaello. E lì già arrivò la prima televisione a vedere queste cose e noi eravamo entusiasti. E lì è cominciata la nostra avventura. Al pomeriggio gli dico una cosa simpatica, per me perlomeno lo è, prima di riprendere il lavoro dopo pranzo, prendevamo i pattini e come pazzi arrivavamo giù fino a Fermignano per essere di nuovo alle 2:30 su in fabbrica e non essere stanchi perché sennò non andava bene, dovevamo far vedere. E ci spingevamo uno con l'altro lungo la salita a turno per ritornare su. E quando si arrivava alla fabbrica Benelli, si panciava, si diceva quella volta, alla ricerca di un bicchiere d'acqua, però, e facevamo questo e l'altro, anche qualche piccola pazzia, che adesso non sto qui a raccontare. Eravamo giovani, eravamo amici, abbiamo fatto lo sport insieme, abbiamo fatto i campionati nazionali, giocavamo a hockey, facevamo un po' di tutto, perché eravamo giovani, con poco. Quando non avevamo soldi per mettere una scimmia per venire sulla saliva durante la corsa, si prendeva un sassolino sul fianco della strada, si faceva così e si metteva in bocca. E però eravamo felici lo stesso. Con Paolo ho trascorso dei giorni bellissimi. La nostra amicizia era una cosa indescrivibile. Scusate, andavamo perfino al gabinetto insieme, tutti in fila col vasino. Perché è una cosa da fotografare forse allora, perché facevamo tutto insieme, ecco, le nostre battaglie, la guerra, perché l'abbiamo fatta tutte e due, e poi le nostre idee politiche collimavano, io un po' più a sinistra, lui un po' più leggero, però collimavano e siamo andati avanti fino alla fine. L'unica volta che ho avuto un contrasto con Paolo è stato quando lui è partito per l'Africa, perché gli avevo detto che non doveva partire. Solo lì. Però lui mi scriveva, addirittura da Miami mi ha perfino telefonato per dirmi come stava. Una cosa che non mi ha fatto piacere è vedere al computer una biografia di Paolo Sgherzini in 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 righe. Io ho una biografia di Paolo Sgherzini scritta da lui. Ed è una cosa che dovrebbe essere inserita, la medaglia d'argento data dal Presidente della Repubblica, quello che ha fatto nelle università straniere. Gli urbinati non lo sanno. E sarebbe bene che Urbino facesse sapere chi era Paolo. E qui non parlo più così,
e voglio dire due cose, le ho scritte perché vorrei ancora puntualizzare. Io ho scritto su di lui molto, su riviste internazionali, nazionali, su giornali, e non è che non c'è da dire più niente di Paolo. Potrei parlare, no? Tutto il suo ultimo percorso, che mi ricordava i tempi quando volevamo allestire l'Andrea Doria, avevamo fatto questi bozzetti, però ci dissero che con la maiolica allora si parlava di terra refrattaria, non conoscevamo il Gres in Italia, eravamo proprio fuori rotta. Per noi il Gres erano, come disse a me il mio preside in Sicilia, lei fa i tubi dei cessi, mi ricordo ancora. Sai, i gabinetti in Sicilia si chiamano cessi, quando andate giù nelle stazioni trovate carabinieri e cessi. Questo era il punto della Sicilia. E a me, quando feci il primo Gres, il mio preside mi disse: professore, ma che fa, cessi? No, ho detto, io faccio il Gres, la terra. La terra è la terra cotta. Ma ho detto, anche questa si cuoce, anzi si cuoce di più. Ma insomma, e noi dovevamo fare questi grandi pannelli nell'Andrea d'Orno, dovevamo fare, avevamo fatto il progetto, i bozzetti, e li mandammo e ci mandarono a dire che sarebbe stato impossibile creare dei pesi enormi con la terra refrattaria per questa storia del mare. In mezzo c'era Nettuno, sui lati c'erano queste rocce con vari pesci, tutta la fauna marina, insomma, le sirene, le scavelle. Quando lui ha cominciato a fare queste cose in Semiré, qui a Urbino, avevamo contatti continui, ci incontravamo, ci sentivamo e ci scambiavamo anche delle opinioni, anche sull'uso degli ossidi, perché Paolo era un patito, voleva vedere la risultanza delle sue opere, e allora tirava fuori con i guantoni, quelli che adoperano i fabbri per il maglio, tirava fuori i pezzi bollenti dal forno per poter vedere gli effetti che questi ossidi gli procuravano nella lavorazione della terra. Questa cerimonia è per ricordare l'artista Paolo Italo, italiani e stranieri, ha testimoniato la sua produzione e rilevanza nel mondo dell'arte del secolo scorso. Posso asserire che fu instancabilmente un protagonista della ceramica italiana degli anni 50 alla sua prematura morte. Le sue opere emanano le profonde radici della sua terra e fu sempre attratto dai vari materiali che potessero esprimere arte. Paolo e gli amici Pilo iniziò la sua carriera artistica come maiolicano e dopo varie esperienze didattiche ed artistiche in campo nazionale volle riproporsi con un materiale ceramico, consapevole delle qualità espressive e delle alte possibilità che gli procurarono riconoscimenti a livello internazionale. Le opere che ci ha lasciato hanno assunto un valore particolare per la tipicità della materia, come il Gres, il quale ha dato vita a vari capolavori. Sgarzini non vuole mai essere catalogato con etichette mercantili. Per lui rivendicare l'autenticità significava autonomia operativa, esperienza e ricerca. Sosteneva che l'arte è frutto di una sintesi tra emozione e ragione e nel lavorare l'argilla che obbliga a una grande conoscenza tecnica. Lui batteva sempre sulla tecnologia. Paolo ha saputo esprimere con la sua arte in modo diretto l'interiorità del ceramista, perché le sue opere sono elaborate con il linguaggio sicuro e non temono le incomprensioni dei cultori dell'arte, perché non è con il fine di commercializzarle che furono eseguite, ma con il piacere di produrre un fatto estetico di assoluta libertà creativa. Quest'ultima si rivelò nella scrupolosità anche nell'usare la materia, allungando lo spazio interpretativo delle forme, nei giochi luce e ombra, ottenendo espressioni
dove regna il gusto del silenzio, della compenetrazione dell'immensità che lo circondavano nel suo studio scuola dell'Accademia Raffaello Sanzio di Urbino. Di Paolo Sgarzini rimpiangiamo la perdita dell'uomo, della sua amicizia e inoltre quello che avrebbe potuto fare per la sua carica di energia morale e la sua ricchezza di sentimenti. Commemorando Paolo Sgarzini, la città di Urbino intende aprire un discorso sulla ceramica, rivalutando quella forma d'arte che nella nostra provincia è stata relegata erroneamente ad un ambito strettamente artigianale. Io ho scritto queste cose solo per l'ultima parte, perché sennò era inutile per me venire in Urbino. Urbino è la patria delle ceramiche, Pesaro è la patria delle ceramiche. Mi hanno chiamato e mandato dal Ministero della Pubblica Istruzione a rappresentare il Ministero per fare il logo della ceramica a Pesaro. Cosa vogliamo fare che a Pesaro c'è una ceramica? Quale logo? Urbania può avere un logo, dove ci sono dei ceramisti. Caltagirone, dove sono stato io, dove ci sono 25 miei ex allievi che hanno aperto le fabbriche di ceramica. Io non dicevo di andare a insegnare. Insegnavo a fare la ceramica da artigiani e da artisti, perché chi va a Caltagirone, avrete anche saputo che anche la pietra ultimamente è stata a Caltagirone e ha interpretato le famose teste di Caltagirone. Anch'io allora l'avevo reinterpretato facendo un concorso, perché le città della ceramica vivono se ci sono degli insegnanti che sanno insegnare, come Paolo, a fare la ceramica. Io ho fatto il preside fino al mio pensionamento e se devo dire che la ceramica poteva continuare dopo la mia dipartita dalla scuola, ho detto quando sono uscito, qui si chiude tutto. Come fate? Perché se non è per ambizione, se un preside non conosce i laboratori, qual è il consiglio che può dare? Io ho fatto prima il direttore e poi il preside, per 5 anni ho fatto il direttore ed era tutta un'altra cosa, poi il preside. E quando nei laboratori arrivano insegnanti che non sanno, non conoscono le macchine, non conoscono come si usa, e deve andare il preside a fare i disegni per fare i blocchi delle macchine, per modificare una macchina del Novecento e portarla ai livelli attuali con aggiunte, se non ci sono questi insegnanti è chiaro che l'artigianato finisce, non c'è più nessuno. Paolo non lo sa nessuno, ma è stato uno dei più grandi tornianti che abbiamo avuto nelle Marche senz'altro, e poi anche fuori, ma non lo voleva fare. Ma quando lo faceva da Dio, tirava su con quelle sue manone, tirava su quei vasi e arrivava su senza tirare sul fiato fino ad altezza 50, 60, 70 centimetri. Questo era Paolo, un uomo che modesto, fino all'inverosimile. Ecco perché io ho conservato la sua autobiografia, perché ha fatto tante cose, tante, guardate, è scritto in piccolo, ed è bene che si sappiano, perché Paolo ha voluto bene Urbino, come ho voluto bene io Urbino. Io dicevo sempre a tutti, se Urbino avesse il mare, sarebbe la città più bella del mondo, sempre così dicevo. Io Urbino lavoravo di notte, ci vivevo, e quando di notte passava lo spazzino, bussava nei vetri, diceva maestro non va a dormire, e lavoravamo perché volevamo farci conoscere. Paolo è stato grande fino alla fine. Io vorrei che fosse ricordato e vorrei che Urbino, se c'è qualche politico tra voi, cominciasse a riparlare di ceramica, di artigianato, perché se andiamo col Ministero della Pubblica Istruzione andiamo male, perché gli istituti sono diventati licei artistici,
che furono fondati, senza offesa per nessuno, da Starace durante il fascismo per i figli dei gerarchi Zucconi. Allora, per non mandarli alla scuola d'arte e mestieri, poi scuola d'arte, poi istituto d'arte, hanno creato il liceo artistico. Io non l'ho mai voluto utilizzare il liceo artistico, ho vinto il concorso e l'avrei avuto a 50 metri da casa. Il direttore generale mi dice: ma c'ha la scuola e casa vicino, casa e bottega, cosa vuole? Invece va su a Fermo tutti i giorni. No, io non credo, credo nell'istituto d'arte per i suoi laboratori, per la sua cultura, per le conoscenze che può dare a chi vuole iniziare a fare l'artigiano. L'artigiano di classe, l'artigiano che sa fare design, perché oggi si può fare. Vi ringrazio a tutti, scusate se mi sono dilungato. Fatto da Arthur von Baer, anche per le sue esperienze, ma soprattutto per questa forma, questa amicizia che ci deve scegliere. Io adesso non avevo la percezione che fosse ancora più incardinata e radicata, anche se sono stato a scuola un mese fa, voglio dire, però si è avvertito. Io credo che in qualche modo il messaggio sia passato. Certo, la situazione adesso Arthur von Baer era caricato ancora più a Tante Boschi, forse proprio per la sua esperienza da insegnante, ma certamente oggi la scuola non dà ancora, non dà più, anzi, per essere precisi, risposte di questo tipo. Veramente, perché accomunando anche Pesaro, in qualche modo, alla tradizione ceramica, tra l'altro quella ducale, devo dire che non esiste più l'insegnamento della ceramica, questo forse è il dato di fatto, perché possono esistere dei bravi ceramisti come esistono artisti, ma non c'è più un'indicazione precisa di quello che è lo stato della terracotta, proprio, anzi addirittura l'esempio che ha fatto Silvia all'inizio, se volete, è la nascita dell'uomo, quindi, come dire, è proprio tornare indietro di 50 anni, insomma, il popolo soffio, no? Per cui voglio dire, c'è una, tanto io sì, come hai detto, io sono nato a Fraterosa, no, per dire, quindi nel ricordo di un personaggio che ha creduto nella realizzazione, Tombà diceva che Gardini era un tecnico, era un ceramista che sicuramente privilegiava la tecnica, però aveva una sua, come si usa dire in termini aulici, poetica, sicuramente artistica, quindi aveva una sua ispirazione cristica. Il poeta, no, Pasqua, che insegna il fanciullino che abbiamo dentro di noi, quindi questa, io credo che in qualche modo ci fa anche sperare, perché se ancora riusciamo a dire queste cose, pur in una forma a volte, come dire, triste per certe realtà che si stanno analizzando, comunque io credo che il seme non sia morto. Quindi molto probabilmente questa è la speranza, ma dobbiamo, una cosa, no, dire, no, ma dobbiamo anche avere, anche perché poi molte cose possono dipendere anche da noi, in modo che abbia un destino ancora più grosso. Io vi ringrazio tutti, vi invito a vedere quelle ceramiche che Silvia Sassi Cupini assieme a Giuliano Donnini, che è poi segretario dell'associazione Tutto Fare, hanno esposto qui sopra, che sono di due allievi di Paolo, ceramisti durantini, cioè di Urbania, Smacchia e Galavotto, così non so i nomi perché vengono sempre citati con i due cognomi, Smacchia e Galavotto, ma sono veramente bravo, quindi c'è una mano molto molto felice in quel disegno, che è una tecnica, quindi la cultura. Io prima dicevo, parlando con la Silvia Cupini, che Paolo mi ricordava un po' il Raro, quell'immagine che ha dato Arthur von Baer di lui che con i guantoni, bastava che soffocasse un attimo e già il Raro era fatto, tanto per citare. Questo per dire che era un uomo sperimentatore, quindi un uomo che amava la conoscenza. Quindi guardare anche avanti, memoria chiaramente di quello che era stato prima di lui. E questo è sintomo anche di grande intelligenza. Grazie a tutti.